Sono le 6:51, mi sono svegliato alle 6:30, ho fatto una doccia e niente, da meno di un'ora parto per Vienna. Sono un pochino emozionato, devo fare il check delle cose di nuovo e però intanto faccio colazione perché sennò... Come ho appena detto, sto andando a Vienna, ma a fare che cosa? Sto andando a fare l'audizione al MUC, che è un conservatorio là a Vienna. E mi sono portato dietro Ilaria, perché ho pensato che fosse una bella idea. Da non metterti subito al PC, stai un po' con me. Siamo partiti, io volevo caricare i video, ma Ilaria non me lo permette. Viaggio lungo, il viaggio d'andata è durato 6 ore, 6 estenuanti ore, sullo stesso treno, senza cambi. Però... hai visto il pistacchio? 5 minuti fa ne bicava. E guarda che roba. Come tu sbalzi? Pausina pranzo. No. Ma che lo stai facendo? Niente. Dopo aver mangiato, ovviamente abbiamo iniziato a pensare a che cosa fare in quei giorni là, perché c'era ovviamente l'incombenza dell'audizione. Però poi io non avevo idea, quindi ho preso il computer, l'ho aperto e abbiamo iniziato a cercare le mete che potevamo andare a vedere. Siamo a Vienna! Siamo a Vienna! Ok, ci siamo ambientati e... Ciao! Ciao! Si va a mangiare. Prima cena a Wiener Schnitzel. Mamma Ilaria. Andiamo. Wiener Schnitzel. Dopo aver mangiato, siamo tornati per una strada diversa. Il problema è che tornare per una strada diversa implica che ci si perda. Quindi ci siamo persi. Però ci siamo ritrovati in questa bellissima via, perdonatemi, l'ho registrata malissimo perché non riuscivo a tenere ferma la videocamera e a fuoco, questa bellissima via con degli ombrelli, abbiamo trovato un negozio, insomma, vabbè, e poi siamo tranquillamente tornati a casa.